batte la punizione, serve Crippa, Corradini mette nel mucchio in mezzo, saltano un po' tutti, rimpallo su un tiro, esce poi Carnevale a riconquistare la palla, effettua il cross, mischia e gol! Immaginare il tripudio che sta avvenendo qui sullo stadio, in campo. Ecco che opportunamente il regista Gambugni sta girando le sue telecamere a far vedere quello che avviene in campo, ed è, vi assicuro, una minima parte quello che riuscite a percepire con queste immagini dell'esplosione di gioia che c'è qui. Intorno anche alla nostra postazione sono ricomparsi i fumogeni. Il Napoli ha segnato al 14° minuto del secondo tempo supplementare, quando mancavano meno di 60 secondi ai calci di rigore. Rivediamo l'azione, ecco Careca, era stato battuto un calcio d'angolo, Careca alle prese con Bruno, mette in mezzo, si sviluppa una mischia, gira di testa, credo Renica, ma nella mischia non sono sicurissimo. Rivediamo, c'è Renica col numero 6, vediamo se è proprio lui, e infatti è proprio lui, colpisce un po' sporco, fra tempia, non pulitissimo, e il colpo di testa di Renica vale la semifinale per il Napoli. Vedete i tacconi, un'immagine emblematica, un'immagine che testimonia tutto lo stato d'animo del portiere juventino. Intanto il gioco è ripreso, perché bisognerà ancora, siamo al 16° adesso, c'è qualcosa da recuperare. Ancora adesso, se la Juventus segnasse passerebbe la Juventus, ma non c'è più tempo, è finita. Il Napoli ha battuto per 3-0 la Juventus e si è qualificata per le semifinali. È il Napoli dunque la squadra che si affianca a Sampdoria e Milan in questa conquista del calcio italiano di tutte e tre le semifinali. In tutte e tre le coppe, in Coppa dei Campioni c'è il Milan, in Coppa delle Coppe c'è la Sampdoria, in Coppa UEFA va avanti il Napoli, che ha battuto in una partita ricca di emozioni al quanto mancavano meno di 60 secondi alla fine dei tempi supplementari la Juventus, in una partita che purtroppo lascia fuori una squadra italiana. È un vero peccato per quello che abbiamo visto 15 giorni fa a Torino e questa sera a Napoli, che una delle due squadre debba uscire fuori. Entrambe veramente avrebbero meritato in questo momento, e forse il calcio italiano avrebbe meritato di portare quattro squadre. Il sorteggio ha voluto che ci fosse questa sorta di spareggio, ha prevalso il Napoli dopo che la Juventus aveva vinto all'andata per 2-0. Il Napoli ha ribaltato la situazione con lo stesso 2-0, nato quasi in circostanze analoghe, tutto maturato nel primo tempo, ha risolto quel colpo di testa di Careca a meno di 60 secondi dal fischio dell'arbitro, che avrebbe portato le squadre ai calci di rigore. È tutto dal San Paolo di Napoli, mentre ecco il regista Gambutti ci ripropone ancora l'episodio chiave, l'azione di Careca, la forza della disperazione, il colpo di testa in mischia di Alessandro Renica, il gol di Alessandro Renica porta il Napoli in semifinale.